Ciao ragazzi, buona giornata a tutti voi. Ci ritroviamo quest'oggi per monitorare, per controllare la crescita dei nostri germogli. Vi ricordate che la settimana scorsa ci siamo ritrovati con la proposta di far germogliare un legume, quello che avevate in casa? Ebbene, guardate un po' le lenticchie a che punto sono. Queste sono le prime tre lenticchie che avevo messo la settimana scorsa. Guardate un po' la fogliolina, come sta crescendo, com'è carina. Avete visto? Poi, non contenta, mi è venuto il dubbio, ho detto, ma può darsi che non prenda. Ne ho prese altre di lenticchie e le ho messe in un altro bicchiere. Guardate un po' qua com'è più alta questa pianta, eh? L'ho messa praticamente lo stesso giorno. E poi, non contenta ancora, ho pensato di mettere altre lenticchie in questo contenitore perché magari la crescita è più visibile. E in effetti potete osservare che ci sono tutti questi germoglietti che stanno spuntando. Avete visto che belli? Questo è proprio a rappresentare la nascita o rinascita, come in questo caso, visto che siamo a marzo, ed è molto emozionante, io lo trovo molto emozionante. E poi vi mostro anche, visto che i germogli sono la mia passione, questi altri germogli di un'erba che si chiama erba medica. Guardate un po' quanti semi ho messo a fare. Ci sono le foglioline che stanno uscendo, ma non solo le foglioline, guardate un po' sotto, 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 ecco le radici. Vedete come stanno spuntando? Anche questa, guardate qua, le radici. E voi vi chiederete, ma che cosa se ne fa Milena di tutti questi semi? Sapete cosa faccio? Li metto nell'insalata perché a me piace tanto mangiare questa erbetta in insalata. E deve diventare però più alta, eh? Quando sarà più alta vi manderò un altro video così avrete modo di osservare la crescita della pianta. Ebbene, io spero che voi vi state divertendo a fare questa esperienza. Spero che vi passi molto il senso della cura. Qui stiamo curando le piante e i risultati si vedono grazie anche alla cura. Infatti io non mi dimentico di bagnarle, così. Mattina e sera, ripeto, chi non ha lo spruzzino può usare anche un bicchiere con un pochino di acqua. E, bene, spero presto, un abbraccio a tutti voi, ciao!